Buon pomeriggio da Milano, bentornati a Piazza Affari. Un'annata difficile per il vino italiano tra siccità, grandine e malattie delle viti. Il problema però si vede soprattutto sulle esportazioni. Partiamo dal servizio di Nicoletta Vismara. C'è poco da brindare. Dopo anni di crescita per il vino italiano, il 2023 sarà ricordato come uno dei più difficili. Giù la produzione, 44 milioni di ettolitri dai 50 dello scorso anno, giù i consumi interni, meno 2%. Ma a preoccupare è l'export, con un calo nei mercati internazionali del 9% nei volumi e del 6% nei valori. E soprattutto c'è quel meno 12% degli Stati Uniti, il nostro primo compratore in assoluto. La congiuntura economica generale, l'aumento dei prezzi legato all'inflazione sono le prime cause di queste difficoltà. Non a caso a tenere, anzi a crescere, sono i cosiddetti fine wines, ovvero le bottiglie per intenditori, appassionati o per chi cerca il lusso. Ma oltre alla crisi c'è anche un cambio nelle abitudini di consumo. I giovani, per esempio, che sembrano preferire i cocktail, o quanti hanno scelto di ridurre l'assunzione di alcol o di non berne del tutto. Ne parliamo con Edoardo Freddi, uno dei maggiori esportatori di vino in Italia. Benvenuto a Piazza Affari. Buongiorno. Come mai esportiamo meno vino? Ma innanzitutto venivamo da 2 anni estremamente positivi post pandemia, quindi sicuramente i dati 2023 sono, diciamo, un pochettino penalizzati da questo. Inoltre noi in gergo tecnico diciamo che i clienti sono un po' stoccati o overstoccati, quindi hanno ordinato molto, diciamo, a fine 2022 e oggi si ritrovano magari soprattutto nei primi mesi dell'anno ad avere degli stock un pochettino più importanti. E poi il dato che sinceramente è quello più preoccupante di tutti è vedere alcuni giovani un po' in tutto il mondo, dalla Cina al Canada, che bevono soprattutto long drinks o mocktails o cocktails in generale, piuttosto che invece un bel bicchiere di vino. Ci sono dei mercati che invece come Italia potremmo andare ad ampliare per l'esportazione del vino? Allora, non dobbiamo mai dimenticarci quelli tradizionali, nel senso che io dico sempre a tutte le aziende con cui collaboriamo, è fondamentale presidiare molto molto bene i mercati tradizionali, dall'Europa agli Stati Uniti. Poi sicuramente l'Africa conosce dei tassi di crescita molto interessanti, ma ancora volumi molto piccoli, il Sud America e su tutti sicuramente l'Asia, dove ad esempio in Cina vediamo dei numeri in calo, però un'attenzione ai vini di qualità che ci fa molto ben sperare. Ecco, vini di qualità, mi pare di capire che come nella moda i vini di alta gamma, quelli dei 40-50 euro in più, invece non conoscono crisi. Beh, guardi, dobbiamo abituarci a produrre un pochettino di meno, farlo meglio. Diciamo che l'Italia può prendere assolutamente la posizione di questo, chiamiamolo, lusso democratico, ecco, nel senso, quindi fine wine, ma non super fine, se non qualche caso, ma noi vediamo dei tassi estremamente in crescita e positivi per tutto quel settore, appunto, che lei ha ben citato, dei 40-50 euro, diciamo così, a scaffale, che è un po' quello che noi chiamiamo premium, tendente verso fine. Sì. Abbiamo ancora pochi secondi. Che cosa deve fare l'Italia se vuole rilanciarsi nelle esportazioni attraverso i grandi vini? Sicuramente fare molto più sistema, quindi dobbiamo fare delle fiere, delle promozioni congiunte dove dobbiamo investire tutti in maniera molto più forte, e poi fare qualche misura straordinaria, quindi ad esempio, giusto per citarne uno, regolamentare molto bene i vini dealcolizzati, quindi quelli senza alcol, perché siamo gli unici in Europa che ancora purtroppo non hanno una legislazione, diciamo così, perfetta. Ecco, e quindi questo sicuramente è una delle misure che possono aiutarci a aumentare quello che è, diciamo, il valore aggiunto per le esportazioni. Grazie, allora ringraziamo Edoardo Freddi, esportatore di vini. Ora invece